Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, in genere questo è un periodo caldo dal punto di vista elettorale. Devo dire che a furia di sentire sempre le stesse cose, vedere le stesse facce, la stessa musica, dico vabbè, ma ci sono tanti argomenti che i nostri rappresentanti istituzionali dovrebbero risolvere, che meritano forse maggiore attenzione, anzi sicuramente uno di questi è il turismo, la valorizzazione del territorio, infrastrutturare il territorio stesso. E allora siamo qui in una splendida location, siamo presso l'agenzia di viaggi Johan Tour in via Oberdan 65 a Taranto. È un piacere essere qui perché era un regalo che volevo fare agli amici che ora vi presenterò, Anna e Joseph, in occasione del secondo anno di attività. E quindi fare una bella trasmissione, parlare con delle persone competenti, dei giovani imprenditori che ce la mettono tutta e che fanno crescere il territorio, beh, sinceramente è un motivo di crescita per il territorio stesso, è un motivo di orgoglio, ripeto, per me, per stare con degli amici e la mia agenzia di viaggi. Allora salutiamo subito gli ospiti, Anna De Vincentis. Buonasera a tutti. Il suo collega contitolare Joseph Di Mauro. Buonasera. Il professor Carmine Carlucci, lui Buonasera. È il presidente del Comitato per la Qualità della Vita, dicevamo infrastrutturare il territorio, l'avvocato Walter Fischetti del Movimento Aeroporto Magna Grecia. Buonasera. Buonasera, perché dicevo, noi dobbiamo parlare di turismo, dobbiamo valorizzare le nostre risorse. E come si fa a raggiungere l'area ionica se i cuginetti, chiamiamo i cuginastri, Baresi e Brindisini, insieme in combutta con la regione, tarpano le ali ai voli della lotta? Ne parleremo con l'avvocato Fischetti. E allora, andiamo con ordine, partiamo da Anna, quello è Johan Tour si chiama, perché Jo sta per Joseph, Anna sta per Anna. Allora io dovrei dire Angio, non Jo, però la priorità la diamo ad Anna, ecco. È l'unica donna della serata. Ecco, ecco. E allora Anna, intanto parliamo di come è nata questa... Parliamo di voi, perché vedere dei giovani che realizzano un'attività vincente, che soprattutto fa, oltre che della competenza, il calore umano, la ricetta vincente, beh, è giusto. Ecco, la vostra storia in questa attività, che può servire anche da monito per coloro i quali, per le altre, si parla tanto delle start-up, di nuove generazioni che vogliono affrontare il mondo dell'impresa. Prego. Sì, grazie Luigi. Allora, noi siamo nati 2 anni fa, come ben diceva Luigi, abbiamo inaugurato proprio il 9 di febbraio del 2015 con tante paure, perché non solo il clima, ecco, di crisi che si respira, anche insomma, la gente non ci confortava, ecco, ci diceva siete dei matti, perché rischiare, avete un posto di lavoro, non lasciatelo per l'insicurezza. Però noi non ci stavamo, ecco, il nostro sogno era quello di aprire un'agenzia viaggi, era quella di fare turismo e ci siamo impegnati ed ecco qui il risultato. Devo dire che abbiamo passato degli anni in cui abbiamo fatto anche noi la gavetta, quindi abbiamo imparato, abbiamo assorbito tutte le nozioni fondamentali per poter aprire un'agenzia viaggi e poi abbiamo rischiato. Io dico sempre ai giovani come me che viviamo in un momento in cui il famoso posto fisso sta per abbandonarci, non esiste più. Quindi ci dobbiamo dare una svegliata, dobbiamo inventarci un lavoro. Inventarci ovviamente con, prima di tutto, come abbiamo fatto noi, cercando di imparare un mestiere e farlo proprio. Noi abbiamo, la nostra agenzia si basa sul calore umano, come ben detto tu. I nostri clienti non sono clienti ma sono amici, proprio perché ci teniamo ad avere questo clima familiare. Noi non solo vendiamo viaggi, ma consigliamo, diamo il nostro parere, cerchiamo di indirizzarli, li aiutiamo, non li abbandoniamo, e questa è la nostra chiave vincente. Poi tu ben sai, hai partecipato ai nostri viaggi
viaggi di gruppo, quindi sai il clima che si respira? Familiare. Familiare, quindi amicizia, si brinda, si festeggia insieme, e questa è la chiave vincente. Infatti vedete alle mie spalle, lo vedete qui il nostro operatore di ripresa, qui abbiamo due trolley, maxi trolley, uno grande, questo lo compraste in quel di Londra. Sì, l'abbiamo quel viaggio che insieme. Facevo insieme un anno fa. L'abbiamo comprato insieme, abbiamo anche fatto un piccolo pezzettino della trasmissione proprio Polifemo lì a Londra, abbiamo fatto un piccolo collegamento con tutti i nostri clienti proprio a due passi poi da Westminster Bridge, noto in quest'ultimo mese. Vicino appunto. Proprio alla ruota. Alla ruota, sì, al Big Ben. No. E allora, Joseph Di Mauro, io Joseph l'ho conosciuto parecchi anni fa, prima ancora che aprisse questa attività, e lo ricordavo, l'ho conosciuto in alcune gite sulla neve, e dissi subito, io non ti conosco, però tu sicuramente sfonderai in questo campo. Sull'età di Joseph non diciamo nulla, anzi, chi la indovina vincerà un viaggio per due persone, non sappiamo dove. Non ce la faranno mai, Luigi. A Istanbul. Allora, Joseph, io dico una cosa, che sicuramente certe cose, un'attività imprenditoriale, la inizi se c'hai quella passione, no? Quel sacro furore dentro. Devi avere un amore per questa attività, perché io dico la cosa più bella è svegliarsi la mattina e fare ciò che piace. Io nella vita dovevo fare altro, non voglio essere presuntuoso, mi sono laureato in giurisprudenza con 110 lode, avrei dovuto fare l'avvocato o il concorso in magistratura, non mi piaceva l'ambiente del tribunale, troppi fighetti e troppe signorine. Mi piaceva il mondo della strada, il giornalismo, il contatto diretto con la gente. E io sono felice, come lo siete anche voi. Ecco, Luigi, abbiamo una storia simile. A me mancano 7 esami per laureare in giurisprudenza. Nella vita si prende una strada e si trova altrove. Se ne segue un'altra. E allora, Joseph, parliamo di questa... Sì, Luigi, come già anticipato Anna, insomma, abbiamo fatto molta gavetta prima di poterci permettere di aprire un'agenzia, perché comunque le paure iniziali erano tante, anche le nostre famiglie un po' ci spingevano a non fare questo passo. Poi, per fortuna, è andata bene, grazie anche alla nostra passione, come hai detto bene, perché l'abbiamo maturata, io l'ho ereditata da mio nonno e poi da mio padre, che sin da piccolo mi accompagnavano nei viaggi, e poi da lì che insomma ho potuto carpire la passione per organizzare poi questi nostri tour, che attualmente avvengono sia in autobus ma anche in aereo, come quando siamo stati a Londra insieme. Ci sono, non per fare pubblicità, però vedo che ci sono dei prezzi stracciati per le capitali europee. Con viaggi di gruppo, con accompagnatori, quindi è un discorso. Sì, i nostri viaggi si articolano di viaggi appunto in aereo, di andata e ritorno con un bagaglio a mano, e poi c'è l'accompagnatore, che è il nostro punto di forza per tutta la durata del soggiorno, quindi io e Anna o chi per noi dell'agenzia non lasciamo mai il cliente, quindi come diceva lei prima, per noi non esistono i clienti ma esiste una grande famiglia, quindi che ci porta allo stare sempre insieme, organizzare e poi, escursioni, e poi, pranzi, cene, nei periodi in cui non ci sono i viaggi, diciamo quelli nelle capitali europee, vedo ogni domenica fissa, sì, ci sono una serie di mordi e fuggi, di escursioni che però organizziamo. Sono belle. Sì, sono molto belle, perché organizziamo da qui, da Taranto e dalla provincia tarantina, degli autobus e ci rechiamo in diverse località italiane. Questo non toglie, perché uno tra i nostri progetti, ai quali tra l'altro ci teniamo maggiormente, perché ci siamo affermati grazie alla nostra passione ed impegno in questi 2 anni nel tour in bus e tour in aereo, però la nostra passione si rivolgerà ben presto al nostro territorio, quindi all'incoming turistico, alla valorizzazione del nostro patrimonio. Questo spero avverrà grazie anche al nostro aeroporto, quello di Grottaglia, pochissimi chilometri da noi, o magari al porto mercantile, famosissimo porto mercantile di Taranto, che spero che presto accoglierà navi da crociera. Questo consentirà di poter sviluppare
tanto, 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 perché il vero segreto per la crescita di un territorio è quello di prendere una persona da fuori, prendere i soldi, chiamiamo così, di un turista, portarli nella città e farli spendere per fare una colazione, per fare un pranzo, una cena, per proporgli un'escursione, quindi magari un tour in Apecar, un giro in barca, un giro nelle isole, anzi nell'isola, perché una è praticamente della Marina, quindi non è possibile. Non so per quanto ancora. Non, vabbè, vedremo, vedremo, non annunciamo nulla. Quindi numerosissime escursioni e quindi dare posti di lavoro a tantissima, tantissima gente. Stiamo progettando un catalogo dove poi pagheremo per proporre i nostri prodotti a delle fiere turistiche che si tengono sia in Italia ma anche all'estero. Proporremo il nostro territorio e magari, chi lo sa, nell'arco di poco speriamo di poter utilizzare le nostre Joseph, potenzialità anche per questo. Quando andammo a Camigliatello, una gita sulla neve, sì. Poi praticamente ci fu un problema, ci fu una nevicata pazzesca, ce ne dovemmo andare e andammo a rifugiarci in un posto in un comune poco distante, esatto, bravissimo Luigi. Visitammo il castello. Non ricordo neanche il comune perché sono passati davvero tanti anni da quel momento, però la valorizzazione del territorio è importante perché in quel momento di difficoltà cosa feci? Chiamai perché ci dispiaceva tornare alle nostre case alle 3-4 di pomeriggio, quindi feci un giro di chiamate per guide turistiche insomma erano a pochi chilometri da lì, dalla Calabria. Quindi durante il ritorno ci fermavamo in questo paesino dove visitiamo il museo, visitammo il castello, un'altra chiesa. No, mannaggia, non una, ricordo. Una guida curiosissima, ti ricordi? Una guida proprio particolare, sì, ricordo, mi viene ancora da ridere. Però diciamo che siamo riusciti a tappare, tra virgolette, quel buco che si andava a creare per la nostra partenza forzata a causa neve. Però alla fine noi andammo lì, andammo al bar, andammo alla guida, lasciamo sì, insomma, quello che dovevamo lasciare alla guida, pagammo un ingresso al museo, quindi alla fine è sviluppo del territorio, certo. E questo si può fare grazie al turismo ed è per questo che siamo qui stasera alla fine, no? Certamente. E allora, parlando di sviluppo del territorio, di far emergere quelle che sono le nostre realtà culturali, innanzitutto il nostro patrimonio storico, artistico, le nostre radici, un grande meritorio contributo lo apporta il Comitato per la Qualità della Vita, retto, presieduto dal professor Carmine Carlucci. Professor Carmine Carlucci dimostra, insieme a tutto il suo staff, un grande proprio attaccamento al territorio. Professor Carlucci, tante risorse purtroppo neglette, purtroppo non valorizzate. L'associazionismo fa tanto per metterne in luce, però se le istituzioni non fanno la parte loro, non si mettono fichi nel paniere. Ma non è che non si mettono fighe nel paniere. Taranto ha tante potenzialità, quello che manca è un progetto complessivo e questo progetto evidentemente deve vedere protagonista non solo l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale, ma un impegno serio della regione e, per così dire, una sinergia anche con gli imprenditori del territorio, perché non basta evidentemente puntare sulla città vecchia, sull'arsenale o su altre potenzialità del territorio come il museo, il Mudi o il Castello Aragonese. È necessario che gli imprenditori tarantini, e ce ne sono, ma forse sono anche un po' distratti, si impegnino affinché si crei per davvero una collaborazione tale da far emergere queste potenzialità, ma far emergere soprattutto le prospettive di sviluppo del nostro territorio. E questo sviluppo, queste prospettive, almeno per quel che è il nostro pensiero,
ovviamente poggia sullo sviluppo e il consolidamento dell'università. Ecco, professore, vedo che voi siete molto legati proprio a valorizzare le tradizioni tarentine. Penso agli ultimi, a un excursus, no? Per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, con una mostra che si è tenuta in memoria di suo figlio alla biblioteca Clavio, cioè far vedere queste tradizioni consolidate che appunto si sono appunto radicate, ramificate nei decenni e decenni. Quindi un legame con la valorizzazione appunto della nostra storia, del nostro passato. E quando parliamo di tradizioni, però, dobbiamo evidenziare che le tradizioni, le nostre radici, non fanno solo riferimento ai riti della Settimana Santa, che pure hanno una loro straordinaria bellezza, potenzialità, oserei dire una particolarità che non hanno i riti di altre città, perché i riti della Settimana Santa sono in tutta Europa, e però quelli di Taranto hanno una particolare specificità. Però accanto ai riti della Settimana Santa noi abbiamo tante, tante, tante altre tradizioni. Alcune purtroppo sono diventate obsolete nel tempo, perché trascurate dagli stessi tarantini, per la verità, e quindi hanno la necessità di essere recuperati. Ma chi può recuperare le nostre tradizioni? Certo, l'associazionismo fa tanto. Le nostre radici, attraverso l'impegno delle associazioni, indubbiamente vengono, direi, quotidianamente messe in evidenza, ma sono episodi, semplici episodi, che non hanno nessuna ricaduta. Allora, cosa occorre? Occorre evidentemente la ricerca. Ok, professor. E senza la ricerca non c'è possibilità di sviluppo. Ecco, andremo poi a parlare dell'università, che è una delle battaglie. Vedete, alla mia destra ci sono questi splendidi modellini di aerei, le varie compagnie, la Air Transat, alcune delle tante, la Wizz Air, EasyJet, Ryanair, Air Berlin, insomma ce ne sono di tutte. Però uno pensa, dice, ma guarda un po', questi aerei benedetti. E poi l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che viene boicottato. L'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che non dimentichiamolo, ha la pista che è appunto abilitata e deputata ai voli intercontinentali, cosa che i cuginastri brindisini e baresi non hanno. E quindi, avvocato Fischetti, presidente del movimento Aeroporto Magna Grecia, qui c'è un boicottaggio vero e proprio. Bisogna dire, cioè, qui non è possibile che si, mi perdoni, che venga snaturata la natura tarantina, che non è quella a vocazione industriale. Qui dobbiamo fare il cargo, ci deve essere la destinazione cargo a tutti i costi. Qui dobbiamo fare gli esperimenti con i droni, invece di far volare, di aprire a questi benedetti voli passeggeri. Con questa frase di chiusura tu hai centrato un problema che Taranto sta subendo da almeno 30 anni. Taranto è inquadrata nello scenario pugliese come una città in cui, o una provincia in cui sperimentare tutto ciò che è eccezionale. La siderurgia spinta al massimo, prima in Europa, tumori al massimo, cioè tutto ciò che è da eccezionale. L'aeroporto che non deve essere fruibile per ciò che è normale per i passeggeri, ma per cose per idee strampalate. L'uso esclusivo del cargo, che è una cosa che succede soltanto a Taranto, che impedirebbe l'uso ai passeggeri. È iniziato così l'allarme nostro, il cargo. Poi sono subentrati i droni, addirittura poi adesso è sorto
un grande luminare, ex dipendente dell'ENAC, che è attualmente in opposizione al Consiglio Comunale. Lo abbiamo avvicinato, ma guai a parlare di voli passeggeri, addirittura un volo suborbitale della durata di 2 ore, dal prezzo di da 5.000 euro in su. Cioè, cose eccezionali. Cioè, Taranto ha bisogno di riacquisire la normalità, di pretendere tutto ciò che le altre province hanno, cioè di entrare in rete. Cioè, il male di Taranto è stato che per anni è stata costretta ad essere isolata in tutto, le crociere, ecco, niente. Avvocato, mi perdoni se la interrompo, ma i consiglieri regionali che stanno in consiglio, non tutti, ma molti, scaldano la sedia e fanno i lacchè di Emiliano? L'ultimo addetto informale, insomma, da un mio collaboratore del movimento, avrebbe ammesso all'uscita di una messa che ci stanno prendendo in giro. E ora non possiamo fare il nome perché è per la prima volta eletto, però è dell'area di Emiliano, ha detto ci stanno prendendo in giro sull'aeroporto. Si badi bene che il nostro aeroporto è uno dei 26 scali nazionali civili. Di rilevanza. Cioè, no, è nazionale civile, quindi ogni scalo nazionale civile è censito a livello europeo, cioè l'Europa sa che a Taranto atterrano i passeggeri. Okay. L'Europa sa questo. L'Europa quando sa che un aeroporto è civile nei 26 scali che l'aeroporto italiano ha deputato nazionale, dà per scontato che il tarantino usufruisce anche dell'utilizzo dell'aereo passeggero. Di linea, non parliamo di turismo. Il turismo ovviamente viene trascinato da questo indotto qui. Cioè, ci sono realtà che stanno facendo un sacco di soldi con gli aeroporti. Bologna ha raggiunto i 7.700.000 passeggeri quest'anno, Orio al Serio 10 milioni, Bari, Brindisi, perché non vogliono far fare il sistema a Taranto, raggiungono appena i 6 milioni e 6. È una conduzione fallimentare autolesionistica che sta danneggiando purtroppo più noi, perché noi non riusciamo a ottenere almeno i nostri sacrosanti voli. Tra un po', nel corso della seconda parte, ci delizieremo con il canto della nostra voce di Polifemo Franco Guitto. Beh, noto cantante tarantino, nonché direttore artistico. Ci farà sentire qualche brano dei suoi, insomma, vi tengo così in suspense. Per ora andiamocene in pubblicità. Rieccoci, non in studio, ma presso la splendida agenzia di viaggi Joan Tour, sita in Taranto, alla via Oberdan 65. Siamo ospiti, infatti, Polifemo è ospite di due amici, Anna De Vincentis e Joseph Di Mauro. E allora riprendiamo il discorso, perché io ho voluto fare questa puntata per far capire parecchie cose. Che Taranto batte un cuore forte, e vedere dei giovani imprenditori che ce l'hanno messa tutta e ci sono riusciti e fanno crescere il territorio è una bellissima cosa. È bellissimo vedere che ci siano realtà dell'associazionismo che fanno tanto, come il Comitato per la Qualità della Vita del professor Carlucci. È bellissimo vedere associazioni impegnate per la difesa e la valorizzazione delle nostre infrastrutture, come fa il movimento Aeroporto Magna Grecia, presieduto dall'avvocato Walter Fischetti. Ecco, abbiamo voluto dare uno spaccato di quella che è la Taranto positiva, di quella che è la Taranto per bene, non, scusatemelo, di quelle pagliacciate che leggiamo sempre sui manifesti elettorali. Andiamo avanti. Allora, Anna De Vincentis, si è conclusa la settimana di Pasqua, c'è stato un boom, un risultato molto ma molto positivo, Taranto è appetita, è voluta turisticamente, è amata, ha un suo appeal. E bisognerebbe partire da questo presupposto, perché come un giovane, un allievo, uno studente che lo vedi ha delle potenzialità enormi, ti fa conti e quant'altro in un batter d'occhio, però lo devi far crescere, gli devi veramente, lo devi lanciare in volo. E qui invece a Taranto la palude è sempre quella.
Assolutamente sì. Ecco, facendo anche un paragone con quelle realtà italiane ed estere che voi ogni settimana vedete portando i clienti, anzi gli amici in viaggio in tour con voi. Io li chiamo amici, non clienti. Certo, è proprio così. Come no? Io dico sempre che nelle altre città estere e in Italia si hanno una bellezza, ci costruiscono per così dire un museo intorno, quindi le valorizzano. Ieri io sono stata a Gallipoli, c'era tantissima gente. Cosa ha Gallipoli meno di noi? Assolutamente nulla. Ha un centro storico, ce l'abbiamo anche noi, ha un ponte che collega la città vecchia dalla città nuova, noi addirittura ne abbiamo due, però viene al castello, come al ce l'abbiamo noi. E ce l'abbiamo noi. Però ieri era piena di turisti da tutta Italia e anche ovviamente di turisti stranieri, c'erano tantissimi tedeschi per esempio. Perché? Perché ha saputo cogliere l'attimo e quindi valorizzare quello che avevano. Noi abbiamo molto, è una città particolarissima, abbiamo un'isola, una città tra due mari, con un'isola che è collegata da due ponti. Potremmo far leva su questo, rendere la città vecchia un gioiellino, ecco, con delle stradine praticabili, negozietti di souvenir, come avviene in tutte le altre città. Abbiamo anche un punto in più, da noi si mangia anche bene, abbiamo anche da un punto di vista culinario un'eccellenza. Il proprio sabato sono stati da noi ospiti dei romani, li abbiamo portati in città vecchia a mangiare del pesce, li abbiamo fatto scoprire quello che è il nostro territorio, ne sono rimasti incantati e ci hanno detto: di Taranto si parla soltanto male. Noi non sapevamo neanche che potesse essere così bella, perché noi quando si parla di Taranto l'associamo sempre alla siderurgia e quindi all'Ilva, all'elevato tasso di tumori. Uno, perché dovrebbe venire a Taranto in vacanza quando tutti ci dicono che l'80% della diossina viene respirata a Taranto? Che però purtroppo è la verità. È la verità, ma non è soltanto questo. Noi tarantini ci dobbiamo impegnare a far sì che le bellezze tarantine possano venire a galla. Questo è anche un impegno nostro, è anche compito del tarantino essere educato a una città turistica, perché dobbiamo dire anche questo: è colpa dell'amministrazione, è colpa della provincia, è colpa della regione, ma è anche colpa del cittadino tarantino, però, che ancora non sa. Anna, consentimi, quando io sento una bestialità, anzi abbiamo vissuto una bestialità, quando uno sente il sindaco di Taranto nella scorsa estate che dice: dobbiamo risparmiare per quanto riguarda l'AMIU, allora la domenica, visto che a Taranto città quante persone stanno? 4 gatti? La domenica risparmiamo, non svuotiamo i cassonetti. Signori, ma dobbiamo fare turismo così? Cioè praticamente si sta dicendo al turista: tu non venire, perché sennò vieni in un immondezzaio. E io, ristoratore che faccio sacrifici e metto e pago la tassa per mettere i tavolini fuori, che cosa faccio? Metto i tavolini fuori a fianco alla munnezza? Passatemi l'espressione volgare, poco elegante, in dialetto? Cioè, voglio dire... No, c'è anche da dire... Così significa uccidere il turismo, ucciderlo, ammazzarlo. C'è anche da dire che l'anno scorso... se si camminava per le stradine della città vecchia, a me piace tantissimo in estate farmi una passeggiata, perché io adoro la mia città, io amo la mia città, e la disinfestazione era pari a zero, quindi vedevi questo traffico di blatte, di scarafaggi, che ovviamente non, io mi rendevo, guardavo da occhio da turista, perché abituata a stare ogni 10 giorni in una città diversa, europea o italiana, io guardo con l'occhio critico, e da occhio critico dico: questo non avviene. Quindi insomma, è tutto un contesto, ripeto, dobbiamo impegnarci tutti, noi imprenditori, noi giovani, noi tarantini e noi amministrazione. Intanto dobbiamo ringraziare la Joan Tour per questo splendido, a Torino lo chiamano apericena, no? Questi stuzzichini, diciamo. Con, io non me ne intendo di bevande, cos'è? Un vino, una bottiglia? È un cocktail. Un cocktail, io non mastico purtroppo, sono retro. Non sono giovane come Joseph, ma so che Joseph vuole apparire vecchio. Sapete perché? No, non, ora, non diciamo l'età, ora vi dico io. No, vabbè. Perché Joseph, che ha una giovane età, ci manteniamo così, dice: ma guarda, molti dicono, ma tu sei veramente un giovane che fa queste cose? E lui dice: ma io voglio apparire grande, perché...
uno magari non crede che un giovane possa fare certe cose, possa essere così capace imprenditorialmente. Lo sei, Joseph. Grazie. È un grazie motivo di merito, questo, non di demerito. Questo spesso, cioè l'età anagrafica spesso è un blocco, ecco, che si interpone con chi alcune volte vado ad interfacciarmi. Ci sono, per esempio. E quindi spesso tendo a non dirla. Non... Per esempio, ci sono giovani vecchi e vecchi giovani. Siccome, ecco, mi devo levare una spina, c'è un consigliere regionale che è innamorato della destinazione cargo, nome e cognome, Michele Mazzarano, massimo rispetto per Michele Mazzarano, ma quello è un giovane vecchio, ha 40 anni, ma sembra che stia in politica dai tempi di D'Alema. Vabbè, prima era D'Alemiano, poi è passato con Renzi e poi è passato con Emiliano, di tutto di più. Come l'onorevole Pelillo. Ah, dimenticavo, scusate, dicevano cosa Gallipoli c'ha. Gallipoli è fortunata perché rispetto a Taranto non ha l'onorevole Pelillo. Andiamo avanti, proseguiamo. Un altro nemico in più. Tanto hanno cercato di farmi 10.000 querele, sono state tutte archiviate. Continuate così, che poi mi diverto io con le calunnie e con i risarcimenti. E allora, Joseph, le esperienze che fai andando in tour in altre realtà italiane ed europee, la differenza con Taranto, no? Cioè il valorizzare, poi ne parleremo anche col professor Carlucci. C'è stato un episodio in via d'Aquino, angolo con via Regina e Margherita, dove ci sono quei resti nei pressi del Bar Mitos, per capirci. Beh, Comune di Taranto e Soprintendenza si palleggiavano la responsabilità su chi doveva mettere una targa. Poi, meno male che è emerso l'associazionismo e mi pare, professore, il Comitato Qualità della Vita ha messo una targa. E qualche idiota di turno, perché tale va chiamato, idiota, ma non nell'etimologia greca da idiotes, cioè cittadino privato, ma idiota proprio da deficiente, per non dire qualche parola più grave, diceva: ma come, non si può permettere un comitato di mettere arbitrariamente una targa? Io ne avrei messe 10 di targa e qualche targa l'avrei rotta pure in testa a queste persone, in senso metaforico, che vogliono boicottare la cultura e la crescita di Taranto. Joseph. Bene Luigi, le differenze tra Taranto e altre città sicuramente non possiamo paragonare a delle metropoli quali siamo abituati a visitare, però comunque ci sono tantissime città anche a livello italiano famose per poche cose, poche si intende 4, 5, 6 cose, però che producono turismo, producono tutti i soldi. Noi siamo sempre stati abituati a convivere con il mostro siderurgico che abbiamo a pochissimi metri dalla città e ci hanno sempre abituato che quello doveva essere la nostra fonte di fonte economica. Invece no, siamo arrivati allo stremo, non ce la facciamo più a morire, quindi dobbiamo convertire in qualche modo la nostra città. Secondo noi, come anticipavo prima, il nostro obiettivo è quello di creare un catalogo, creare delle proposte, quali possono essere dei resti archeologici in via d'Aquino, quale può essere l'acquedotto greco di fronte alla fantastica Italsider. Quale potrebbero essere le nostre spiagge, c'è un po' di tutto, le nostre chiese, la chiesa di San Cataldo, sono davvero, la città vecchia, sono davvero delle proposte. L'isola di San Paolo, il comune di Taranto, la marina, il demanio, l'aveva dismessa, ha detto a noi non ce ne frega più niente dell'isola di San Paolo, chi se la vuole prendere se la prendesse, e tu comune non fai le carte false, tra virgolette, per prendertela? Questo significa proprio, scusate, dilettantismo amministrativo. Ora è ritornata come la molla, come un boomerang nel demanio e chiaramente fino a poco tempo fa era incustodita, tant'è vero che era meta di vandali che l'hanno saccheggiata, hanno creato anche danni a quello che era il fortino napoleonico. Allora un'isola del genere, io sindaco metterei le navette avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro. Senz'altro, sarebbe una delle tante proposte, delle tante attività che si possono fare nel nostro territorio. Sì, sicuramente la colpa maggiore, Luigi, secondo me, viene proprio dall'amministrazione, perché chi vuole promuovere il proprio territorio investe in questo, crea questo. Noi nel nostro piccolo
siamo un'azienda privata, siamo due giovani in fase di crescita. Quanto possiamo spendere in questo? Magari un'amministrazione comunale che ha un tot di budget a disposizione dice: ok, ora qualche decina di migliaia di euro lo utilizziamo per fare qualche catalogo, pagare qualche fiera, mettere qualcheduno di competente, che non deve essere Giuseppe e Anna, ma può essere chiunque, anche all'interno dell'amministrazione comunale, andare a fare queste fiere con qualcuno che parla più lingue, perché ecco, ovviamente non basta solamente l'italiano, e proporre il nostro prodotto, così come ha fatto il Salento. Il Salento ormai è esploso, è un prodotto che si vende da sé. Io qualche giorno fa abbiamo organizzato un viaggio, ero in Nord Italia, parlavo con delle persone normali che dicono, appena hanno detto di Taranto, ma tu siamo stati nel Salento. Il Salento è una parola che ormai va più di qualsiasi altra cosa. L'estate è la meta più ambita, più della costiera nel romagnola. Nel 2016 la Puglia è risultata la prima regione italiana. Esatto, prima regione italiana, e al 99% io sono sicuro che lo sarà anche nel 2017, grazie alla visita della regina Elisabetta, che abbiamo avuto di recente, grazie alla visita di Trump, perché i media hanno sparso questa voce. Poi no, chissà se è vero, sicuramente sì, perché la figlia ha detto: papà, andiamo in Puglia. Ma quindi non lo so, noi lo aspettiamo. Neuer, questa il portiere volta. Del Bayern di Monaco, si sposerà. Sì, come qualche anno fa, ecco, a Borgo Egnazia si è sposato il magnate indiano. Cioè, ce ne sono tantissimi. Magari verrà nella terra, in Italia, con l'auspicio che l'Italia sia la terra dei futuri campioni d'Europa della Juventus. Ma è un mio sogno. Luigi, facendo un esempio dell'isola, c'è a Budapest, quella mi manca. A Budapest c'è l'isola di Margherita, che è praticamente in mezzo al Danubio. Sull'isola di Margherita è stato costruito un parco bellissimo, veramente magnifico, e si arriva solo con questi traghettini che fanno spola su questa isola di Margherita, dove sono state allestite biciclette, un parco, picnic, negozi, tutto quanto. Questo bisogna fare, questo bisogna investire. Cosa mancherebbe? Niente. Le navette, tra l'altro, sono anche gratuite, Luigi, per raggiungere questo posto, quindi. Sicuramente hanno lì a Budapest un occhio attento, così come in tantissime altre città, nei confronti del turista, per metterlo a proprio agio e consentire di poter far girare l'economia. Professor Carlucci, io ho fatto questa battuta un po' su questa vicenda della targa dinanzi a questi reperti archeologici. È un fatto che la dice lunga sulla realtà di Taranto, dove c'è una miseria innanzitutto mentale. Questo è triste. Non si può, fa rabbia, no? Vedere, dice, la Puglia è la più grande regione, la regione che ha più appeal turistico l'ha avuta nel 2016, e uno dice: scusate, ma Taranto fa parte della Puglia. E a Taranto dobbiamo assistere a queste scenette finalizzate solo, non so, a farci male. La situazione è molto complessa. Il riferimento alle fortificazioni annibaliche, e lì è l'amministrazione comunale, perché la sovrintendenza ha predisposto il testo per quella targa, e l'amministrazione comunale che dovrebbe adesso apporre la targa e tentare l'operazione di comunicazione che manca in questa città, perché non è solo evidentemente il riferimento alle fortificazioni annibaliche. A via Duca degli Abruzzi è stata rinvenuta un po' di anni fa la cosiddetta Dea Introna, quella di cui poi abbiamo la copia oggi al Martà, e non c'è nessun riferimento. Abbiamo dovuto noi mettere una targhetta, purtroppo l'Amium non ha spostato i cassonetti, ed è una cosa non certamente positiva il fatto che
lì dove fu rinvenuta quella che comunemente chiamiamo l'Afrodite, eccetera, in realtà ci sono i cassonetti al posto del riferimento. Ma potremmo continuare. Peraltro, nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia che nel ripristinare, recuperare il fusco è stata scoperta, sono scoperte le fornaci, e anche lì bisogna vedere adesso come sarà modificato il progetto e se sarà modificato il progetto, perché poi anche nella rinnovata piazzetta Sant'Egidio in realtà lì ci erano, sono state rinvenute delle mura importanti, ma quelle mura sono state seppellite. Allora il discorso evidentemente fa parte, come dicevo prima, dall'assenza di un progetto, e di un progetto che evidentemente non deve far riferimento solo ai finanziamenti del comune, della provincia e della regione, ma soprattutto deve far riferimento ai finanziamenti europei. Taranto soffre il fatto che purtroppo non riesce a presentare proposte valide ai vari bandi che vengono quotidianamente emessi dalla comunità europea, okay, e conseguentemente non si riesce poi a far fronte a quelle che sono le esigenze di prospettive di futuro per il nostro territorio. Lo riprendiamo nell'ultima parte di Polifemo. L'avvocato Walter Fischetti, presidente del movimento Aeroporto Magna Grecia, ci prepariamo per sentire le dolci note di Franco Guitto subito dopo l'avvocato Fischetti. Parlavamo, avvocato, di aeroporto, e io ho fatto riferimento a un certo andazzo regionale. Ho paura che i giochi siano fatti e che purtroppo il pollice verso sia stato appunto posizionato nei confronti dell'Arlotta. Come poter invertire questa condanna? Ma io non sarei così pessimista, perché fortunatamente Taranto è apprezzata quantomeno a Roma, se è vero come è vero, siamo nei 26 scali nazionali, quindi Bari può saltare anche 20 metri, non ci può togliere la categoria di aeroporto nazionale. Che rimane teorica però. Rimane teorica, sì, per ai fini pratici. No, adesso grazie all'esposto che abbiamo fatto anche noi, alcuni movimenti, abbiamo sollecitato ENAC a verificare la sostenibilità della nostra situazione di aeroporto nazionale gestito da un gestore incapace, cioè ci sta producendo un danno all'economia enorme, perché se è vero come è vero che il gestore, lo Stato, ha dato queste tre strutture alla regione per dire gestiscili pariteticamente, non è giusto, ti gestisci soltanto la Puglia Adriatica, perché bisogna dire che il Salento o Gallipoli, come diceva Anna prima, sono esplosi perché io in un'ora posso venire da Londra a Brindisi e mi vado a spendere un po' di soldini. Cioè il discorso adesso, non possiamo più sostenere tre scali, tre accessibilità della nostra regione con tre culture diverse, perché noi non siamo Salento, ma non dobbiamo avere la nostra differenza culturale. Siamo ionici. Esatto, magnogreci, ionici, tutto quello che vuoi. Ma lo scopo di tenere chiuso l'Arlotta è anche di tenerci chiuso come bacino turistico, culturale e quant'altro. Non è solo quello. Per cui lo Stato adesso è stato chiamato da noi, associazione, ad intervenire. Sentite, questo gestore non è capace, nonostante abbia due aeroporti nazionali, non riesce nemmeno a raggiungere la soglia di uno nazionale, tutto perché non ci vuole far aprire come aeroporto indipendente. O ci togliete dalle grinfie di Bari, perché Taranto soffre in ogni settore le grinfie,
culturale, nei musei, è una storia atavica. L'aeroporto di Grottaglie è praticamente l'emblema. Io infatti oso dire che se noi apriamo l'aeroporto a dovere, almeno per le linee basi, i fine settimana, noi diamo la possibilità a questi giovani, secondo me sono degli eroi da supportare, sono degli eroi perché stanno portando, sono costretti a portare biglietti aerei all'aeroporto di Brindisi e quindi posti di lavoro che potevano essere benissimo dati ai nostri ragazzi a lavorare lì ai parcheggi, ai bar, alla porta, sono costretti a dare le loro risorse, le loro energie, loro studiano i pacchetti giornalmente a chi? Per sostenere il bar. Allora, noi abbiamo detto semplicemente vogliamo far sistema? Bene, allora se dobbiamo far sistema dividiamo non solo diciamo i difetti ma anche i pregi, dateci almeno un po' di voli. Cioè, io faccio l'ultimo esempio, vengo dalla Calabria l'altro giorno, il governatore Mario Oliverio ha 3 aeroporti nazionali è riuscito a fare, Crotone, Lamezia Terme e Reggio, sono 2 con società fallite, non sono gestiti dall'ente gestore che è regionale come Aeroporti di Puglia, il caso nostro è eclatante, cioè prendono soldi dal bilancio pubblico per finanziare le low cost e far volare i cittadini a 2 euro, io ho detto, dissi ad Acerno apertamente, lei è ancora convinto di prendere i soldi del nostro bilancio, dei nostri contribuenti tarantini e lei è ancora convinto che nessun cittadino a Taranto da Martina vuole volare a 2 euro? Non c'è nessuno? E c'è stato un silenzio insieme a Emiliano Glaciale. Perché oggi come oggi si nasconde la verità. Taranto fa paura. Taranto è bellissima e deve essere il nuovo amministratore di Aeroporti di Puglia appena si è presentato ha ripreso la stessa solfa. Io lo chiamo il comitato di liquidazione. Abbiamo finito con Acerno, peraltro antipaticissimo. Stanno liquidando la società. E il nuovo Onesti ha detto, dice, no, signori, ve lo dico subito, per la lotta, la destinazione cargo, non vi fate film e sogni mentali. Questo ha detto in parole povere. Preparando i bilanci da portare a Gesac, perché Gesac, l'amministratore di Gesac, sta aspettando il bilancio in negativo, questa è un'anticipazione, è una chicca che vi do. Stanno facendo fallire la società di gestione pugliese per concedere, regalare i 3 aeroporti alla Campania, la Gesac. Quindi i napoletani sono alle porte per dire dateci questi bilanci, ma si scoprirà in... Bene, ve lo avevo preannunciato, per così dire, tanto tuonò che piove. Vi avevo parlato di Franco Guitto, che è la voce ufficiale di Polifemo, ci allieta con le sue canzoni. Franco Guitto, noto cantante, cantautore tarantino, nonché direttore artistico. Beh, Franco, in questa bella location, cosa ci fai sentire? Intanto voglio salutare gli ospiti e devo dire, prima di annunciare la canzone che farò stasera, voglio farti un complimento, no, perché te lo meriti, veramente. Anche stasera hai messo un parterre di ospiti, di persone preparate che si scoprono in questi, no, in questi frangenti. Io non conoscevo questa realtà, anche se sono stato cliente, come dicevo ad Anna prima, nel mio piccolo, insomma, in un'occasione sono stato cliente, però non sapevo che fossero così preparati, così bravi, quindi Taranto c'ha tutte queste... chiamiamole maestranze, no? Queste ricchezze che restano al buio e la politica non fa niente. E noi dobbiamo cercare nel nostro piccolo di metterle in luce. E quindi io ho scelto una canzone stasera, che è una canzone in lingua napoletana di Domenico Modugno. Siccome si parla di turismo, state parlando di turismo, è una canzone che viene ascoltata in tutto il mondo, una delle canzoni più ascoltate nel mondo, che è questa qui, Tu sei una cosa grande, no? Che insieme a Volare, a O sole mio, insomma sono le canzoni che si conoscono. Hai visto che la tua trasmissione va pure... No, su Sky. Non dimentichiamo che noi andiamo sul 93 del digitale terrestre, visibile in Puglia, in tutta la Puglia, in parte della Basilicata, e andiamo anche sul canale 879 della piattaforma Sky, dirlo. Visibile in tutta Italia, in tutta Europa, nei paesi del Nord Africa nei paesi arabi. Lo devi dire. Così e infatti questa gli attentati non è stata possono arrivare nei miei confronti da varie zone. Se ci vedono in Africa o altrove, questa canzone la conosco. Certamente. Se ne canto una delle mie, non la conosco. Quindi Tu sei una cosa grande e la dedico Musica, maestro. Agli ospiti.
sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che se tu guarda a me, me ne mora così guardando a te. Vorria sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? Stai tremando, dille che me va bene, con mia voglia bene a te. Così una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che non ha già avuto mai, non bene a così grande. Cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene a così grande. Grande è la performance o performance di Franco Guitto. Franco, noi avremo modo di risentirci e di rivederci. Con vari brani, però ora ti diamo un compito, quello di annunciare la pubblicità. Signore, pubblicità. Allora, rieccoci, ultima parte di Polifemo, un Polifemo dedicato al turismo, alla valorizzazione del territorio ionico, ad affrontare le problematiche relative alle infrastrutture. Lo stiamo facendo qui, in questa terza parte di Polifemo, nell'agenzia di viaggi, la Joan Tour, sita appunto a Taranto, in via Oberdan 65. E allora riprendiamo la nostra chiacchierata, incominciando da Anna De Vincentis. Anna De Vincentis è appunto la contitolare, insieme a Joseph, di questa attività. Tra due mesi circa avremo il nuovo sindaco, anche meno. Cosa ti senti di dire? Perché sarà deciso, chiunque egli sia, qui bisogna puntare dritti dritti al turismo. E allora bisognerà rimboccarsi le maniche e soprattutto bisognerà programmare, non più improvvisare. Benissimo. Allora io mi sentirei di dire che basta con volti fritti e rifritti.
Cerchiamo gente nuova, cerchiamo gente giovane, capace di avere una mente dinamica e che possa portare una svolta a una Taranto ormai che è destinata alla morte sicura. Quindi quello che mi auguro è che noi tarantini possiamo votare consapevolmente e non l'amico di turno o chi si conosce, ma votare davvero facendo una valutazione di questo tipo. E poi soprattutto gente competente, non vogliamo più persone che si improvvisano, persone che vengono da campi diversi da quella che è la politica o comunque vengono destinati a ruoli che non competono, di cui non conoscono assolutamente nulla perché ci ha portato alla rovina negli anni e quindi ecco, con riferimento proprio all'impostazione turistica, perché la vera sfida è questa. Taranto purtroppo, diciamo, è la città dei veleni, ma bisogna ripulirla dai veleni. E dicevo, occorre fare una programmazione. Abbiamo, io parlo anche di Taranto città, no? C'è un abisso tra Taranto e Martina Franca, 30 km di distanza. Ma perché a Martina Franca, come ben sai, viene stipulato un calendario dove, non dico ogni settimana, ma quasi, vengono organizzati degli eventi che a Taranto vengono a mancare. Avevamo un evento molto carino, a mio parere, che era quella che l'isola che vogliamo, che dalla prima edizione si è trasformata in un festival del degrado. Man mano della, che la sagra avanti. Della salsiccia, la della sagra... birra raffo, del degrado, dell'abusivismo. Dell'abusivismo. Eppure la prima edizione era stato un successo, in cui in ogni angolo della città venivano posti degli artisti, come avviene poi in tutti i paesi a noi circostanti. Si pensa, che so, alle orecchiette nelle inchiostre che ogni anno riceve tantissime visite, o comunque tutti i vari festival che vengono ovviamente riproposti sempre nelle cittadine pugliesi, mai a Taranto. Era stato proposto quest'anno i mercatini di Natale e ci sono stati talmente tanti problemi che ovviamente l'organizzatore ha detto mai più a Taranto. Ecco, questo non deve avvenire, perché se portano tanta gente in altri paesi non vedo perché non debbano essere anche se bisogna io dico sempre comprendere, no, la qualità del mercatino. Cos'è il mercatino? Tu ce lo puoi insegnare. In quello stesso periodo, in quegli stessi giorni, io vedevo a Torino in Piazza Castello i mercatini, erano i prodotti tipici di varie parti d'Italia. Bene, cioè non, benissimo. Non che la pizzeria È questo che non si comprende. Il ristorante, la pizzeria Ricci vende giustamente i panzerotti, che è la sua attività, e contemporaneamente colui il quale si improvvisa partecipe del mercatino ti presenta lo stesso prodotto. Che non, cioè, assolutamente no, infatti. Non è quello lo spirito, è portare i prodotti tipici. Portare i prodotti tipici, non solo culinari, no, ma anche artigianali. Sì, certo. È quello lo scopo del mercatino. Noi quest'anno siamo stati al mercatino di Praga, in cui c'era davvero la tipicità del posto. Ecco, e anche questo deve avvenire da noi. Ma, ripeto, una programmazione già all'inizio dell'anno che possa far già, un minimo di preavviso, un'organizzazione, e quindi che possano venirci a trovare da varie parti insomma, della Puglia e non solo. Si pensi che Leporano dista 10 km da Taranto circa. A Leporano si fa una magnifica estate leporanese dalla metà di giugno alla metà di settembre, a Taranto nulla. Zero assoluto, che non sono i cantanti, quelli sono migliori. Almeno a me piacciono musicalmente. Vabbè, mi piace Gigi D'Alessio. Allora, Joseph, andando a parlare di cose serie, abbiamo parlato di infrastrutture, ma non ci sono solo le penalizzazioni per quanto riguarda gli aerei, ma anche per quanto riguarda i treni. Taranto è marginalizzata. Ci hanno fatto sentire un po' di profumo, no? Diciamo, ecco, vi stiamo dando il Frecciarossa, però ci stanno togliendo altre linee. Intercity, per non parlare poi delle assurdità degli orari delle navette, cioè una persona, orari assurdi, sì, orari a che assurdi. Ora una persona, per prendere la navetta alle 5 meno un quarto di mattina, per arrivare a Bari o a Brindisi, io a che ora mi devo svegliare alle 3 di notte? E poi scusatemi, è giusto per capire, se non puoi prendere la navetta, devi prendere il taxi. E io che faccio? Prendo un
Brindisi Roma o un Bari Roma, quanto costa in offerta? Anche 5-10 euro, ecco, può costare. E ne pago però 40-50 di taxi. Esatto, ma cioè, è assurdo, no? Non solo, ma poi per esempio il Frecciarossa che hanno messo, nuovissimo, parte dalle 40 euro in su, in tariffa super economy, va per poi arrivare io a non ce l'ho con i tassisti perché fanno il loro lavoro, per soldi, carità, no, per l'amor del cielo. Però dico, cerchiamo di non vanificare l'offerta low cost del volo, perché il volo giustamente lo puoi prendere con 10, 15, 20 euro massimo, e però poi stai pagando il quadruplo per quanto riguarda l'assurdità di arrivare da Taranto a Bari o a Brindisi. Sì, ci sono solamente due navette giornaliere per l'aeroporto di Bari che vanno e che ritornano, e per l'aeroporto di Brindisi invece ce ne sono o 4 o 5 massimo. Quindi è più fornito, però a Brindisi a sua volta ci sono meno voli aerei. Quindi alla fine, come la fai, non riesci mai a trovare la soluzione vincente. E quindi spesso le persone, ben venga che sia così, devono rifornirsi da taxi o da altre aziende. Dicevamo dei tagli ai treni. Taranto, sì, i tagliatrini hanno messo il Frecciarossa, nuovissima macchina, bellissima, ma a dei costi pazzeschi e non ma si vede. Ma i sedili sono molto scomodi. Non l'ho provata ancora, Luigi. Sono di plastica tosta. Sì, sì, bene, sì. Forse perché sapevano che l'avrebbero data al Tarantino. Forse può darsi. La prossima volta mi porterò, sai, quei cuscini che, sì, che io metto nei pullman, no? Quando vado con il mio club di Lizzano a Torino, lo metto, sai, quei cuscini di gomma che si mettono vicino al collo e ti proteggono il collo. Bisognerebbe che Trenitalia dotasse gli utenti dei Frecciarossa, li dotasse appunto di questi. Eh sì, almeno per il prezzo che si paga, beh, come minimo devono farlo. O almeno comunque, quelli gonfiabili. Sì, sì, questo diciamo che è il contentino per dire, vabbè, ci siete anche voi, ve la mettiamo la freccia, l'avete voluta, noi ve l'abbiamo messa. Però prezzi altissimi, non come nelle altre città, ne abbiamo una giornaliera che parte alle 5.50 per raggiungere Roma alle 11.10, cioè impiega solamente, 11.12 circa, impiega solamente un'ora in meno rispetto agli Intercity, per costare più del doppio, quindi è un qualcosa di inutile. Loro due hanno una capacità di ricordare, perché la loro attività ovviamente collegamenti, orari e tutto. Io quando prenoto qualche viaggio qui li pongo a dura prova, vero Joseph? Ci vuole pazienza, ma non solo con te, Luigi, ecco, ma con chiunque che entra nella nostra agenzia. Vabbè, ogni attività commerciale ha i suoi pro e contro, e anche le persone belle e le persone brutte. Però noi ci interfacciamo con tutti quanti e piace lavorare a tutti, con tutti quanti. Non diciamo mai di no, nel limite del possibile cerchiamo di dare il nostro massimo. Sempre perché noi ci alziamo la mattina contenti di fare ciò che facciamo, e quindi non ci pesa assolutamente farlo. Quindi riusciamo a accontentare anche le richieste più esigenti. Luigi, quindi non preoccuparti di questo, stai tranquillo. C'è di peggio, molto molto peggio, Luigi. Professor Carlucci, presidente del Comitato per la Qualità della Vita, abbiamo esaltato giustamente la Puglia e i suoi flussi turistici boom nel 2016, e lo sarà ovviamente anche in questo 2017. Noi tarantini però rimaniamo la Cenerentola, la sorellina povera della Puglia, come Taranto intendo. Ma non è che rimaniamo la sorellina povera. Veniamo trattati da... O la Cenerentola. Purtroppo 150 anni di storia dimostrano come in realtà prima lo Stato nazionale con l'arsenale, poi sempre lo Stato nazionale con l'Italsider e successivamente l'Ilva, in realtà Taranto non ha avuto mai la capacità di esprimere le sue potenzialità e le sue vocazioni, non ha avuto la possibilità, oserei dire, di decidere autonomamente il suo futuro. E ora è arrivato il momento in cui questo deve avvenire. Certo, l'occasione delle prossime amministrative
però non si svolgono solo a Taranto in realtà, ma si svolgono anche in importanti comuni della provincia, vedersi Martina, può essere l'occasione. Però attenzione, se noi pensiamo che con la bacchetta magica il nuovo sindaco risolva i problemi di Taranto, ci illudiamo evidentemente. È necessario sicuramente che noi tarantini scegliamo bene, scegliamo in maniera responsabile, e non è certamente un bello spettacolo quello che stiamo vivendo in questi giorni, 12, 13, 14... No, arriveremo a 15, 16. ...candidati sindaci. Questo che significa? Che questa è una città che non sa fare sintesi, che non sa fare sinergia vera fra le varie realtà del territorio, e conseguentemente poi quando l'avvocato faceva riferimento all'Arlotta, in realtà i guai di Taranto con riferimento all'Arlotta sono anche quelli di non aver saputo, quando l'Arlotta è stata operativa, mantenere quei voli. E questo ce lo dobbiamo dire con molta franchezza, perché gli stessi imprenditori, quando c'erano i voli civili, in realtà preferivano andare a Bari e andare a Brindisi e non utilizzare le nostre navette, i nostri aerei. E allora ecco che l'appello qual è? È che finalmente noi tarantini sentiamo l'orgoglio di essere tarantini, e se sentiremo questo orgoglio evidentemente ci preoccuperemo di creare le condizioni per il futuro dei nostri giovani. Okay. E futuro dei nostri giovani, lo voglio sottolineare con forza, passa certamente dalla progettualità alla quale tu pure facevi riferimento, ma passa attraverso la cultura dell'università. Fino a quando Taranto non sarà una città universitaria nel senso più ampio del termine, è chiaro che poi prevarrà il provincialismo negativo, e sicuramente continueremo ad essere soggiogati da Bari, da Lecce e perché no, anche alla fine anche da qualche altra realtà territoriale. Okay. Noi dobbiamo guardare invece con prospettiva e speranza al futuro, e per guardare con speranza al futuro, ripeto, dobbiamo essere orgogliosi, okay, di professore, essere tarantini. Avvocato Fischetti, quali le prossime battaglie del suo movimento? Perché, ripeto, qui c'è da stare con combattere sempre, perché parliamoci chiaro, qui Taranto, lo dicevo prima, non per essere pessimista o perché non dobbiamo certamente piangerci addosso, però dobbiamo capire che c'è la volontà precostituita, preconcetta, di marginalizzare Taranto. E allora intanto lanciando un segnale alle prossime amministrative, però mi permette una piccola battuta, io dico, no, è bello, la democrazia è bella perché giustamente 10, 15, 20 candidati sindaco si sentono all'altezza, ben venga. Però anche nell'associazionismo ci sono 7, 8, 10 movimenti. E io mi domando, no? Ora lo dico così, lo dico scherzando, però anche sono preparato a casa la risposta. No, domanda, scusatemi, ma perché quando il movimento X per l'aeroporto Arlotta fa la conferenza stampa, improvvisamente pure il movimento Y alla stessa ora fa la stessa, ma per farvi i dispettucci? Questo la risposta in cauda venenum, nella coda c'è il veleno, lo dovevo dire. La sono preparata la risposta, ecco. E ti ringrazio che mi hai rifatto la domanda che hai fatto a Romandini, diciamo l'osservazione fatta a Romandini. È come il fenomeno del grillismo, ci sono quelli riconosciuti dai Grillo, ecco, e gli amici di Grillo. Però voglio dire, tutto, come si dice, fa brodo. No, è democrazia. L'importante è capire una cosa, che con questa moltiplicazione, quelle manifestazioni, purtroppo il una la mattina e una il pomeriggio, professore,
c'è una carenza di sintesi in questa provincia, appunto. E c'è una manifestazione esasperata dell'egocentrismo, quindi ogni mattina ci alziamo e c'è un sindaco, uno che si affaccia alla finestra. Infatti io ho paura di uscire a Tano, probabilmente mi trovo il 25esimo sindaco, il 33. Però il problema è, come ha sottolineato il professore, la mancanza di sintesi significa che non c'è pianificazione politica seria per questa città, cioè il politico a Taranto galleggia da anni sui voti dell'Ilva, sui voti dell'Arsenale, su tutto ciò che ha bloccato Taranto. Soprattutto sulla disperazione. Galleggia, non è propositivo. Strumentalizza, sfrutta. Una cosa vorrei approfittare della parentesi politica amministrativa. Chi si candida e chi sarà il vincitore deve sapere che Taranto senza trasporti è una città morta, morente. Quindi da qui parte tutto, che ovviamente l'Arlotta dia una spinta, una ventata immediata, perché già pronto questo ovviamente rimbalza tra il sindaco di Taranto e il sindaco di Grottaglie, perché la città aeroportuale è Grottaglie. Però che sappiano che Taranto è una città morente proprio perché è priva di trasporti, non viene nessun imprenditore, l'università non si estende, o se si estende con grosse difficoltà, come il professore sa benissimo, e siamo sempre sottoposti alla linea adriatica, quella è la linea di ferro per cui noi dobbiamo strenuamente battere per far ritornare Taranto alla ribalta quello che è. L'aeroporto Arlotta, non perché è la battaglia mia, ci prepareremo alle battaglie prossime di far intervenire. Contate su di noi. Lo Stato deve intervenire a risolvere questa situazione, cioè a tirarci fuori dalla cappa della gestione barese. E questo è il vulnus, il problema del... Io per la cronaca avevo invitato anche... cercato di invitare alcuni consiglieri regionali, perché sono ovviamente l'interfaccia. Chi aveva, per carità, problemi familiari, Peppe Turco è un amico, una persona che stimo, disponibile, aveva, mi ha detto, problemi di famiglia con la madre, non poteva venire. Rispetto, per carità, per il consigliere Mazzarano, che ha perso la mamma, e altri consiglieri contattati non rispondono, perché capivano che ovviamente qui non è che si vanno a fare i salamelecchi come si fanno in altre emittenti, qui ci sono mazzate per tutti, non ci sono sconti. Però devo dire una cosa, approfondirò il problema, anzi il comportamento, del signor Mino Borracino, tale Mino Borracino, consigliere regionale della Puglia, di Sinistra Italiana. Non me ne frega niente, il partito può essere destra, sinistra, nord, sud, est ed ovest, però caro Mino, visto che forse eravamo, non siamo più amici, dopo che io ti ho chiamato quasi fossi uno stalker per invitarti 30, 40, 50 volte e tu non ti degni di rispondere, ti mando dei messaggi e tu non ti degni di rispondere, cosa devo pensare di te? Dimmelo. Io penso che non mi venire a dire che eri impegnato, perché lo eri, non lo metto in dubbio, ma viva Dio, dopo 40 telefonate, l'ultimo dei tuoi collaboratori poteva pure degnarsi di parlare. Mino Borracino, non tutti sono necessari e nessuno è indispensabile. Mi sono piaciute alcune tue battaglie, mi piacciono alcune battaglie e avrei voluto coinvolgerti, ma come si suol dire, io non prego nessuno. Anche perché, sinceramente, c'è la fila per venire a Polifemo. Giusto per, caro Mino Borracino, ora che taglierò questo pezzetto di puntata e lo metterò su Facebook, temo, anzi sono convinto, che tu farai il coccodrillo, i lacrimoni. Vedremo se poi avrò voglia di invitarti. Perché questi spazi, che ne diciate, sono spazi miei. Li ho acquistati io, autoprodotti, autogestiti ed autofinanziati. È casa mia, anzi, è casa dei cittadini, perché casa mia è casa dei cittadini. Giusto per capirci, non c'ho padroni al di sopra, grazie a Dio, e grazie a qualcuno che mi fece licenziare. Ci siamo capiti. Bene, ci voleva, così evitiamo le tachicardie, i rialzi pressori, bisogna sempre dire quello che si pensa.
E allora salutiamo e ringraziamo innanzitutto i, questi sono i padroni di casa, veri, della struttura, Anna De Vincentis e Joseph Di Mauro, contitolari della Joan Tour che ci ha ospitato. È sempre un piacere, Luigi. Ma ne faremo altre perché è bello viaggiare e mi piace questa scritta: il mondo è come un libro e coloro che non viaggiano ne leggono solo una pagina. È proprio l'ingresso, ecco. Perché deve dar l'idea di un qualcosa, di acquistare non un viaggio, ecco. Acquistare un'esperienza di vita, ecco. Perché è quella che poi aiuta a crescere. Posso portarvi una persona che conosco, perché questa persona a 36-37 anni mi disse ma io devo viaggiare, oh. E dopo un viaggio che mi rimane? Compro una macchina, una moto, un qualcosa mi rimane. Sto così bello seduto, sdraiato in poltrona nel mio salotto. Povero te, caro puntini puntini. Povero d'animo. Povero d'animo e povero chi gli sta intorno. Ringraziamo ancora il professor Carmine Carlucci, grazie, presidente del Comitato per la Qualità della Vita. Ringraziamo per il suo impegno civile e civico l'avvocato Walter Fischetti, presidente del movimento Aeroporto Magna Grecia. È tutto per questa parte di Polifemo, la pubblicità e nuovi argomenti e nuovi eventi. Pubblicità. Bene, è tutto per questa parte di Polifemo dedicata appunto al confronto, varie le proposte, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro ci occuperemo del primo congresso provinciale USB Taranto, lavoro privato, l'emergenza in ambito lavorativo, in ambito occupazionale, soprattutto nel privato, merita attenzione e le nostre telecamere hanno voluto seguire i lavori di questo congresso. Ma ora ce ne andiamo in pubblicità.